Passiamo adesso a vedere come è organizzata la cabina dell'FH, così tanto per finire la panoramica, ormai che ci siamo. Cassettone, c'è qui il piano sotto al televisore dove ci ho messo due gilettini alta visibilità, ne ho poi un terzo lì nella portiera, che è quello che uso di solito, a fianco delle istruzioni scritte dell'ADR e della giacchina da pioggia. Qua cassettone Atlante stradale Italia, carta stradale Atlante Germania, Atlante Francia, eccetera, blocco per appunti, salviette per pulizia, il microfono del CB per ora sta qua, devo trovare un pezzo di fil di ferro da fargli un gancio da tenerlo lì. Qui ho delle scarpe leggere per quando faccio la notte fuori, adesso qui l'infradito sono giù, sono in uso. Qua un altro, che invece ho solo dei tovaglioli, tovagliette, un paio di occhiali di scorta. Scusate, ho fatto un po' di tovaglioli, dicevo, tovaglioli, tovagliette, occhiali di scorta, tovagliolini, biscotti per colazione per quando faccio le notti fuori. Questo altro cassettone, qui c'è poca roba, qui l'inverter per quando devo attaccare il portatile all'impianto del camion, uno straccio che sarebbe una maglietta che l'ho comprata perché c'era una scritta particolare, volevo metterla qui sul camion, poi mi sono accorto che la scritta l'hanno fatta alla boia d'un giù, l'ho lasciato perdere. Altro cassetto, altro tasche vuote, inutili. Questo per il momento, come si vede, è vuoto, non ci ho messo ancora niente dentro. Qui c'è dentro sacco a pelo e cuscino. Adesso il cuscino di solito non sta così, ma siccome oggi lo uso, l'ho infilato lì per avere la cuccetta libera. Qua dentro ci sono abiti di scorta, il telo, abiti di scorta, il telo da spiaggia per quando vado a fare la doccia negli autogrill. Il beauty case, asciugamani di scorta, carta igienica, roba così. Questo è quanto. Qui altre piane che possono mettere roba. Queste sono tutte le bandierine che avevo attaccate sullo Stralis. Qui sull'FH non ho ancora trovato un posto dove metterle perché il parabrezza dell'FH mi sta più basso rispetto a quello dello Stralis e mi darebbero solo che fastidio. Devo trovare un modo di attaccarle da qualche parte, prima o poi con un po' di fantasia le attaccherò. Adesso passiamo alla cuccetta. Allora, questo l'appoggiamo da qualche parte, probabilmente l'appoggiamo qua dove c'è il suo supporto, eccola lì, resta da lì, poi forse vedrete le spalle, forse no, scusate, pazienza. Qui tiriamo sulla cuccetta, tra le altre cose la devo anche tirare su perché ho bisogno di un'altra bottiglia d'acqua, che ho finito l'acqua. Ho finita, un'altra bottiglia la tiro fuori che poi la metto nel frigo. Allora, qui ci sono i vani dove tengo un po' di roba. Quell'Atlante stradale, accidenti a me quando l'ho voluto comprare. Qui sotto si passa al cassettone, quello esterno, che si apre esterno, un altro ripiano, lì prima c'era un po' di roba, adesso ho tirato via tutto.
qui dentro abbiamo il frigorifero, molto grande come coso, poi dentro insomma, eccolo qua, questo è il frigorifero. Allora, qui c'è una bottiglia d'acqua fresca, c'è già una non fresca, gliela aggiungiamo ora. Questa parte sarebbe il freezer, ma di solito non ci tengo quasi mai niente. Chiudiamolo prima che vada fuori temperatura. La temperatura indicata è questa, qui ora ci sono 5 gradi nel frigo. Tiriamo via, vieni qua così. Allora, questo è un portabottiglie, questo l'altro porta sì, insomma, qui nell'altro portellone, quello destro esterno, c'è la roba dell'ADR soprattutto. Tiriamo giù la cuccetta, porta bottiglie a disposizione, volendo ce n'è un altro qua, questo qua così, questo è un altro porta bottiglie, il cassetto ho fatto vedere prima, comunque ci tengo la tecnologia. C'è anche un piano di scrittura da mettere sul volante, marchiato Volvo ovviamente. Questa non deve stare così, vai così, cassettino qui. Adesso qui ci ho messo i CD che ho, i CD che ho dietro, l'ho distribuito Tina Turner, niente di che, e i rotolini della carta per il cronotachigrafo. Qua altro cassetto con due portabicchieri, questa tasca qui, e qui ci sarebbe un porta qualche cosa, sarebbe qui porta ben poco, questo porta via la cenere, un posa cenere, ma io non fumo. Poi dopo abbiamo questo qua, dove ce ne sono le istruzioni per l'uso del Volvo FH, alcune garanzie, istruzioni per l'uso dell'aria. Poi abbiamo finito? No, abbiamo da far vedere le ultime due cose. La cuccetta, questa appoggiamo qua così, la cuccetta ha la possibilità di essere rifinata, questa parte qua a scelta, puoi scegliere tutta la posizione, questa è la posizione massima, le due possono, puoi fare anche meno, ti scegli te quanto reclinartela. Il sedile, questo qui adesso è in posizione avanzata, l'ho portato avanti apposta perché sennò non tiravo sulla cuccetta, e però lui, vieni di qua, girati che è meglio, così si vede anche dove mi trovo, wow, e sballo. Il sedile, dicevo, anche lui si può girare, e così col sedile girato posso scegliere se mi guardo la televisione dal sedile o dalla cuccetta. Altra cosa che posso fare, questo qui si tira su, questo cosino qua, appoggio la telecamerina qui prima che si, e con questo vado a comporre il tavolino. Questo
Volando qui lo posso bloccare, ma se lo blocco dopo non lo posso più girare, invece a me fa comodo che giri. Ora è in posizione alta estesa perché di solito sto seduto sulla cuccetta per mangiare o per scrivere, è piccolino. Questo tavolino qui è piccolino, ma era l'unico disponibile con Volvo. Quello sullo Stralis che avevo era grande 4 volte questo, ma lo Stralis aveva la cuccetta componibile Volvo non la offre solo questo tavolino qua, ed è anche per forse l'unica che offre il tavolino, perché Scania un tavolino simile ce l'ha in optional, mi ha detto il venditore che era nel catalogo dei ricambi dei pezzi per le officine, ma non era nel catalogo degli accessori per i clienti, quindi Mercedes anche lei offre la cuccetta componibile come quella di Iveco, praticamente molto simile a quella di Iveco, l'ho visto in un filmatino da internet che un autista ungherese, lituano, cos'è che era, aveva fatto vedere la cabina del suo Actros e c'era la cuccetta componibile. DAF non ha niente del genere, né cuccetta componibile né tavolino. Gli altri non sono andato a chiedere, alle altre Renault Man non sono andato a chiedere preventivi, non ho chiesto nulla e non ho visto nulla in giro in internet se hanno qualche cosa così di simile, tavolini o cuccette componibili, però diciamo che a me sto tavolino qui comunque fa comodo. O in posizione bassa per mangiare stando sulla sedia, o in posizione alta per mangiare stando sulla cuccetta. A me questo serve. Non è delle dimensioni, potrebbe essere un po' più grande, pazienza. Come dicono, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Quindi facciamo che vada bene piuttosto. Bon, io direi che il giro delle cose che ci sono nella cuccetta dell'FH sia finito. Qui se vuoi uno puoi oscurare, adesso io lo lascio che passi l'aria, zanzariera, buona. Fine del giro, direi.